Al risultato acquisito ha raggiunto il comitato elettorale di Pecoraro per stringergli la mano e riconoscerne il successo, un gesto di fair play per chiudere la contesa elettorale e aprire una pagina nuova, perché adesso il confronto si sposta in consiglio comunale. Domenico San Marco, candidato sindaco di Manduria, sconfitto al ballottaggio, ha accettato con il sorriso il verdetto delle urne. Appena 419 voti lo hanno separato dalla poltrona di primo cittadino, ma adesso il candidato di Partito Democratico, Senso Civico, Federcivica, Manduria Migliore, Scelta Comune, vuole lavorare per il bene della comunità, ripartendo da quella stretta di mano. La città ha bisogno di pacificazione, le campagne elettorali si vincono e si perdono. Come ho già detto, noi abbiamo vinto perché abbiamo davvero avuto un numero di cittadini che hanno creduto nel nostro progetto ed è stato un numero enorme. Siamo partiti in pochissimi che credevano in questo progetto e quindi siamo felicissimi. E ora dobbiamo fare gli auguri al nuovo sindaco, alla nuova amministrazione perché ha davvero tanto da lavorare perché questa città torna davvero, come diciamo noi, grande, e noi lo speriamo e saremo assolutamente collaborativi, nella certezza di avere però una città che segua la legalità. Per noi è importante, quindi saremo collaborativi, ma al contempo saremo ferrei nella nostra opposizione qualora dovessimo vedere cose contrarie agli interessi della città. Al di là del risultato di oggi, la sensazione più bella di questa campagna elettorale qual è stata? La sensazione più bella è stato davvero avere vicino tantissimi ragazzi che si sono riappassionati alla politica. Noi giorno dopo giorno vedevamo crescere il numero dei ventenni che seguivano la nostra idea di città.